Saranno esposte fino a sabato santo le 10 stazioni della processione del Venerdì Santo realizzate in canna, un materiale umile ma di grande durata. Certamente sì, un materiale facilmente reperibile. Naturalmente io nel corso degli anni ho sviluppato una strategia, anzi una tecnica per lavorare questo materiale. Ho prodotto anche dei piccoli attrezzi per poterla lavorare e questo lavoro mi è costato 10 anni di impegno continuo. 10 anni di lavoro per un risultato eccellente, perché sono dei piccoli capolavori veramente, rappresentano proprio i vari passaggi della processione del Venerdì Santo che ci apprestiamo a vedere. Queste opere sono realistiche, io non ho avuto bisogno di prendere fotografie, misure o altro, perché per me il metro può essere un qualunque parte di questo bozzetto. Da lì parto per poi realizzare l'opera finita. Un'altra curiosità è quella di vedere in memoria già l'opera finita prima che io la iniziassi. Adesso l'unica cosa che lei spera è avere una sede per una mostra permanente. Certamente sì, perché queste opere non possono rimanere solo per il periodo della Settimana Santa, ma io penserei di fare una mostra itinerante per far conoscere la processione di Chieti dal momento che l'istituzione comunale ha avviato l'iter per il riconoscimento da parte dell'UNESCO.